guardato con molto interesse, diciamo, 5 minuti di Ascanio Celestini. In 3 minuti delinea e tratteggia con diciamo, il suo modello espositivo caotico l'avvistamento progressivo della lotta operaia, della, diciamo, dell'orizzonte del socialismo che la sinistra tradizionalmente si è data. E poi con il paradosso, in 2 minuti, giocando sull'epilogo che cosa avrebbe fatto Gramsci oggi, ci dà in qualche misura una linea di ciò che sarebbe diciamo, possibile e allo stesso tempo meraviglioso. Quindi è in questa dicotomia che crea un'enorme difficoltà. Crea un'enorme difficoltà perché che cosa avrebbe fatto Gramsci oggi, che cosa farebbe Gramsci oggi è un interrogativo che diciamo, ha coinvolto moltissimi intellettuali, ha messo moltissimi intellettuali nella condizione di realizzare una produzione letteraria e scientifica piuttosto consistente. È ben difficile capire che cosa avrebbe fatto Gramsci oggi. In ogni caso, quando si evoca la sua figura rispetto all'attività politica che si trova a svolgere quotidianamente, sento una, diciamo, percepisco un senso di inadeguatezza e di distanza che in qualche misura mi mortifica. È sempre Gramsci a restituire però diciamo, una prospettiva di azione, una prospettiva di diciamo, orizzonte, ancora una volta all'attività che noi svolgiamo e che io personalmente credo di svolgere in questa formazione politica. E lo ha fatto nella novella che ci ha letto Romina. Perché diciamo, la similitudine che ha impiegato Luca, diciamo, che ha rapportato il nostro soggetto partito al topolino, ha un senso e ha una ragione in questo momento. Quel topolino agisce e opera su un piano politico facendo intero di una categoria che non è tecnicamente politica, è prepolitica, è la generosità. E mi sembra che sulla base della generosità si sia attivato un consesso di uomini e donne, giovani e meno giovani, in questa formazione politica. C'è molto di generoso in quello che Sinistra Ecologia e Libertà propone alla società italiana e a questo paese in questo momento. È estremamente generoso, per esempio, la scelta di aprirsi alle primarie, pur essendo profondamente consapevoli dei nostri modesti, delle nostre modeste risorse organizzative. Però è un gesto generoso quello di restituire ai cittadini la possibilità di intervenire su una scelta di chi li andrà a rappresentare nelle istituzioni, potendo operare una scelta consapevole e quindi neutralizzando, almeno in buona parte, gli effetti più negativi di una legge che di una sorta diventa una porcata, perché attribuisce ai partiti la possibilità di scegliere chi ricopre quell'incarico e quindi di fatto nominare avrebbe invece una funzione di rappresentanza che non può essere scelta da una scelta fatta ovviamente dagli esiti. E c'è qualcosa di molto generoso anche negli esiti di queste primarie e nella complessiva composizione della lista, perché Sinistra Ecologia e Libertà presenta ovunque e anche qua in Sardegna delle liste che sono composte in misura significativa da donne e da giovani, ma non composte diciamo in maniera simulata o di mera apparenza, composte in maniera concreta e specifica. Abbiamo donne e giovani in posizione di concreta eleggibilità e questo ha un significato profondo anche nell'ottica di quelli che sono i progetti e le finalità politiche che stiamo perseguendo da quando abbiamo fondato questo movimento politico. Perché? Perché Sinistra Ecologia Libertà, in proporzione al risultato che andrà ad ottenere alle prossime elezioni, darà un contributo significativo, forse il più significativo in proporzione ovviamente, al rinnovamento dei due rami del Parlamento, consentendo a donne e a uomini, e cioè a competenza, di intelligenza, a sensibilità, che non hanno finora svolto un'attività politica o che l'hanno svolta nell'alveo di una certa esperienza e quindi con una certa consapevolezza e quindi con una certa competenza, di arricchire il Parlamento e di vivificarlo sostanzialmente. Cioè si persegue un obiettivo che è generosissimo, cioè quello di ristabilire un rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni, ha parlato anche Luciano. È fondamentale, perché sarebbe
molto meno generoso e molto più vantaggioso sul profilo elettorale, o addirittura, per meglio dire, elettoralistico, fare l'occhiolino ad un atteggiamento, diciamo, di antipolitica, che in questo momento viene frequentata anche da soggetti e formazioni politiche che sono molto omogenei a noi per estrazione e provenienza. Invece la scelta che noi abbiamo fatto è un'altra, è quella di responsabilmente contribuire ad un rinnovamento della classe che andrà a rappresentarci, senza indulgere appunto ad atteggiamenti di fascismo istituzionale. C'è una fortissima attenzione alla preservazione delle istituzioni come momento centrale del nostro progetto politico. C'è generosità, una generosità da Topolino Granciano ancora una volta, nel merito dei programmi che noi abbiamo proposto, per quanto attiene al reddito di cittadinanza, perché non è soltanto giusto sul piano sociale, come sottolineava lì nel suo intervento, è anche, diciamo, saggio sotto il profilo di politica economica, perché sostenere in questo momento la domanda, ricreando le condizioni perché, diciamo, una domanda vi possa essere, cioè dando una possibilità da qui per chi in questo momento non è totalmente sprovvisto, e soprattutto dandola senza, diciamo, un meccanismo di selezione alla fonte, che poi su quei clienti per cui a zero ovviamente diciamo, significa di fatto riattivare un percorso economico virtuoso che poi favorisce l'impresa, che poi complessivamente favorisce il lavoro, che è il punto poi di precipitazione essenziale e nodale di tutto il nostro progetto politico, perché questo è il nostro progetto politico e perché sulla base della centralità attribuita a questo valore, che è costituzionale non solo, noi abbiamo deciso di siglare un accordo politico, a condizione che questo fosse l'elemento centrale della nostra attività politica, ed è questo il ruolo che ci siamo dati nell'obiettivo di un governo, diciamo, di coalizione, nel quale vorremmo avere un ruolo determinante, è chiaro. E insieme a questo ovviamente c'è anche dell'altro, perché il piano a cui faceva riferimento Luciano, il piano straordinario per il lavoro, che generosamente ci diamo, ma è una nostra generosità, non è una loro generosità, perché lo possiamo presentare con i nostri soldi che non ci vengono dati, questo è il punto qualificante, è l'elemento che ovviamente potrebbe consentire a questa realtà di ridarsi un obiettivo di, diciamo, di riabilitazione sociale, finito questo termine improprio, ma di questo stiamo parlando in sostanza, cioè di reingresso in un progetto di lavoro che coinvolga non soltanto per la possibilità che ha di avere un reddito, ma per la possibilità che ha di recuperare il proprio rapporto con il territorio che ha patito anni di violazioni della sua integrità, e quindi con una necessità di porre al centro un lavoro che deve essere ecologicamente qualificato. Questo è il punto della nostra proposta essenziale. La generosità noi l'abbiamo per statuto. Noi agiamo con generosità per statuto, perché noi ci siamo costituiti poco più di 2 anni fa in un congresso fondativo che su questo si arresta. Noi non abbiamo pensato di creare l'ennesimo micropartito della sinistra che preserva la sua autodossia, la sua identità, i suoi confini come unico obiettivo e quindi il proprio interesse alla fine. Noi abbiamo compreso qualcosa che è essenziale, cioè che la nostra forza sta fuori di noi e che noi abbiamo semplicemente la possibilità di rivendicarla e riattivarla, e in questo percorso virtuoso abbiamo cercato di procedere, e le prossime elezioni sono un passaggio essenziale, direi, sebbene non conclusivo, di questo percorso che ci siamo dati a Firenze nell'ottobre di 2 anni fa. Noi siamo, l'espressione è felice, il lievito della pasta del centro-sinistra, e in una prospettiva di questo genere solo di generosità possiamo vivere, perché stiamo vivificando un soggetto altro e stiamo coinvolgendo soggetti altri per intelligenze e competenze in un progetto che è nostro, ma che deve essere di tutti per definizione, perché crediamo che con questo gesto di generosità si possa raggiungere il bene del Paese. Dico che in sostanza SEL ha agito opponendo la propria generosità a quello che viene definito come che sarebbe corretto definire come il rigorismo teutonico, perché di questo stiamo parlando, e mi riferisco ovviamente al governo Monti, ma che impropriamente viene detta austerità, impropriamente, perché se solo ragioniamo sul senso, sul significato, sull'ambito di riferimento semantico che
un leader come Enrico Berlinguer ha dato a questo termine, ci rendiamo conto di che slittamento culturale abbiamo patito negli ultimi 30 anni. Pascal Celestini l'ha sintetizzato in 7 minuti, è questo il problema. Quella ostilità va rigettata e può essere rigettata solo con i gesti di generosità di cui non siamo interpreti, di cui non siamo capaci, perché dobbiamo cercare di alludere all'opposto della austerità, che mi pare possa essere individuata nella prosperità. È in questa prospettiva che chiediamo la vostra attivazione, il vostro sostegno e ovviamente il vostro voto.